Buonasera, tra breve parleremo dell'inchiesta sugli esami truccati all'Università della Calabria, perché addirittura d'arrivo sarebbero 80 gli indagati tra dirigenti, studenti e impiegati. Questo e tanto altro nel nostro TG, subito dopo i titoli. L'inchiesta sugli esami truccati all'Università della Calabria è addirittura d'arrivo. Il magistrato titolare del fascicolo, Antonio Tridico, della Procura di Cosenza, potrebbe chiuderla già nella prossima settimana. Secondo quanto si è appreso, gli indagati sarebbero oltre 80 tra impiegati, dirigenti e studenti. Non si escludono clamorose sorprese. Un lungo elenco di beni, tra cui appartamenti a Parigi, Milano e Roma, per un valore di 330 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Gioacchino Campo, lo conosciuto a Reggio come re dei videopoker e considerato esponente della cosiddetta zona grigia dell'Ndrangheta. La Procura di Paola ipotizza che i fanghi prodotti dalla depurazione nel periodo compreso tra il 2008 e il 2011 dal depuratore di Cetraro, spariti nel nulla, visto che non esiste alcuna documentazione cartacea, siano finiti in mare attraverso la condotta sottomarina. Si tratta di 600.000 kg. Il sindaco di Vibo, Nicola D'Agostino, destinatario di un avviso di garanzia per i fatti connessi al sequestro dell'acquedotto nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla magistratura, si difende: sono amareggiato, ha detto, io ho fatto quello che potevo. Adesso ci sono Italia dei Valori e la provincia di Cosenza a mobilitarsi contro il paventato trasferimento a Catanzaro del CNR di Piano Lago. Non è campanilismo, è stato detto nel corso di una conferenza stampa, ma giusta rivendicazione per un territorio fortemente penalizzato. I dipendenti delle Ferrovie della Calabria sono in stato di agitazione, lamentano la mancata erogazione dello stipendio e di altri soldi arretrati della vicenda. Hanno interessato anche il prefetto di Cosenza. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, in primo piano l'inchiesta sugli esami truccati all'Università della Calabria, inchiesta che ormai è addirittura d'arrivo, già nella prossima settimana, secondo quanto si è appreso, gli indagati sarebbero oltre 80 tra impiegati, dirigenti e studenti. Non si escludono clamorose sorprese. Anna Franchino. A distanza di un anno, addirittura d'arrivo, l'inchiesta aperta dal procuratore capo del Tribunale di Cosenza, Dario Granieri, su presunti falsi esami all'Università della Calabria. Nei prossimi giorni il sostituto, Antonio Tridico, titolare del fascicolo, comunicherà la conclusione ufficiale delle indagini. Secondo indiscrezioni, sarebbero circa 80 le persone indagate tra impiegati, dirigenti e studenti dell'Ateneo di Arcavagata. Per loro l'accusa va dal falso all'accesso abusivo al sistema informatico dell'università. Un'inchiesta che fa tremare molti. La vicenda è partita nel maggio del 2011 dopo l'esposto denuncia presentato in procura dal rettore dell'Unical Giovanni Latorre, al quale alcuni funzionari dell'area didattica avevano consegnato una dettagliata relazione su presunte anomalie nella registrazione di alcuni esami. Una scoperta quasi casuale nel corso della normale verifica per un laureando che si apprestava a discutere la tesi. Gli inquirenti hanno immediatamente acquisito centinaia di statini e altra documentazione inerente all'attività di studio. Dopo un primo riscontro incrociato anche con le informazioni rese da alcuni docenti che hanno confermato di non aver mai firmato gli esami sospetti, è stato disposto ed effettuato un controllo sul sistema informatico dell'università. Un lavoro complesso che pare abbia dato risultati. Sono state acclarate numerose irregolarità, esami certificati e mai sostenuti. Al momento non si sa se gli inquirenti siano riusciti anche ad accertare se vi sia stata compravendita o semplici regalie in cambio del favore. Sta di fatto che dopo un rigoroso vaglio delle posizioni, 80 persone risulterebbero iscritte nel registro degli indagati. Una pagina nera, come è stata definita dallo stesso rettore, che ha rischiato di gettare ombre sinistre su un ateneo che è tra i migliori in Italia. Latorre, che sin da subito ha offerto piena collaborazione agli inquirenti, ha anche annunciato che l'università si costituirà parte civile nell'eventuale processo. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, riguarda
il pellegrinaggio, una brutta avventura per alcuni pellegrini che tornavano a Palermo da un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Sulla via del rientro, dopo aver mangiato delle cozze, hanno avvertito dei malori intestinali e vomito. Giunti alla Lamezia Terme, a bordo di un autobus, si sono recati nel pronto soccorso del locale ospedale. 15 di loro sono stati immediatamente ricoverati e sottoposti alla profilassi di intossicazione alimentare. Altre 30 persone sono state portate a Catanzaro, dove hanno ricevuto le cure nel pronto soccorso. Le loro condizioni, secondo quanto si è appreso, non destano preoccupazione. Le 30 persone giunte a Catanzaro hanno manifestato l'intenzione di riprendere il viaggio di rientro nel più breve tempo possibile. Per tutti gli altri sarà necessario qualche giorno di ricovero. Andiamo avanti con il nostro TG. Appartamenti a Parigi, Milano e Roma, tra i beni confiscati a Gioacchino Campolo, conosciuto come il re dei videopoker. Secondo gli inquirenti, Campolo è stato un esponente della zona grigia dell'Ndrangheta. I beni confiscati hanno un valore di 330 milioni di euro. Marisa Fallico. Da oggi l'impero o gran parte dell'impero di Gioacchino Campolo, 73 anni, regino, noto come il re dei videopoker, è nella piena disponibilità dello Stato, nelle casse dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati alla Mafia, la cui sede è nella città dello Stretto, è entrato un patrimonio di 330 milioni di euro, una confisca record il cui provvedimento è stato notificato stamani dal nucleo tributario della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, dopo una complessa attività di verifica seguita al maxi sequestro scattato nel luglio del 2010 nell'ambito dell'operazione Le Diable. Quattro aziende, 256 immobili e 56 terreni sparsi tra Reggio Calabria, Roma, Milano, Taormina e Parigi. Auto di lusso, moto, veicoli, titoli bancari e postali e ben 119 quadri di grande pregio, tra cui opere di Gattuso, Ligabue e De Chirico. E sì, perché Campolo considerava l'arte soprattutto un ottimo, insospettabile canale di investimento per l'enorme liquidità accumulata negli anni con i videopoker taroccati, imposti in tutta la provincia di Reggio grazie ai suoi rapporti con le cosche di 'Ndrangheta, De Stefano, Libri, Zindato, e con una colossale frode fiscale. Attività e rapporti che gli sono valsi lo scorso anno una condanna in primo grado a 18 anni di carcere. Gioacchino Campolo, figura paradigmatica della cosiddetta zona grigia, come lo ha definito nel corso della conferenza stampa il procuratore aggiunto della DDA Regina, Michele Prestipino, l'uomo che si serviva e serviva all''Ndrangheta. Tra le accuse a suo carico l'aver messo a disposizione delle cosche parte del suo ingente patrimonio, soprattutto a livello di liquidità, ottenendo protezione e supporto nell'imposizione dei suoi videogiochi truccati in tutti gli esercizi pubblici della città e della provincia. Un monopolio che gli ha consentito di guadagnare fiumi di denaro reinvestiti prevalentemente in speculazioni immobiliari, grazie ad un complesso sistema di intestazioni fittizie. Ma gli 007 della Guardia di Finanza sono riusciti a ricostruire il mosaico, a provare che era lui il Dominus. Oggi il castello è crollato. È un provvedimento di confisca, quindi siamo in primo grado, ma già c'è una valutazione giudiziaria di grande rilievo ed è, credo, uno dei più, se non il più grande, importante, rilevante provvedimento dal punto di vista economico di confisca che è stato mai eseguito nel territorio di Reggio Calabria. Ci occupiamo adesso di depurazione e va avanti il lavoro investigativo della Procura della Repubblica di Paola, che da mesi sta scandagliando il funzionamento degli impianti che servono i comuni del Tirreno Cosentino. Nonostante i sequestri e l'individuazione delle responsabilità in capo ai gestori dei depuratori, le criticità continuano ad essere ordinaria amministrazione. Dopo le immagini in
esclusiva girate qualche settimana fa a Paola. Quando, lo ricorderete, abbiamo documentato un presunto scarico a mare di fanghi non depurati. Ora, all'esame dei tecnici dell'ARPACAL, le nostre telecamere hanno fatto tappa a Cetraro. Nel fascicolo aperto dal procuratore Bruno Giordano non mancano elementi particolarmente inquietanti, come la sparizione di centinaia di migliaia di chilogrammi di fango. Secondo la società che gestisce l'impianto, non sarebbero mai stati prodotti, ma la procura ipotizza che quei fanghi c'erano e che siano stati fatti sparire ad arte per non pagare i costi dello smaltimento. Emilia Cannonaco. Il nuovo depuratore destinato a servire il comune di Cetraro è ben visibile dalla statale 18. È stato completato un anno fa, ma non è ancora entrato in funzione e così si continua ad usare quello vecchio, considerato da chi se ne intende tra i più obsoleti di tutto il Tirreno. Obsoleto, quando si parla di un impianto di depurazione, vuole significare tubi marci, macchinari non funzionanti e di conseguenza scarsa capacità depurativa. Un bel guaio, visto che serve il borgo e la marina a 7.000 utenze in inverno, che salgono a 20.000 nel periodo estivo. E poi certo che il mare è sporco. L'inchiesta della procura di Paola ha appurato che negli anni dal 2008 al 2011 a Cetraro non risulta essere stato smaltito neanche un chilo di fanghi, mentre si sa per certo, avendo fatto due conti, che a impianto a regime se ne sarebbero dovuti produrre almeno 100.000 di chilogrammi. Perché la procura sostiene che questi fanghi mancano all'appello? Semplice, non c'è traccia di certificazione. In gergo si chiama formulario identificativo dei rifiuti. Viene redatto in 4 copie. L'ultima, consegnata all'autista del camion che carica i fanghi al depuratore per portarli nel sito apposito dove verranno smaltiti, viene trasmessa nuovamente al detentore dell'impianto come attestazione che l'iter si è concluso. Ebbene, della 4ª copia di questi certificati, gli inquirenti non ne hanno trovato neanche una. I fanghi, allora, che strada hanno preso? Secondo fonti della procura paolana, potrebbero aver raggiunto direttamente il mare. Va detto che Cetraro è uno dei pochi comuni ad essersi dotato di una condotta sottomarina. La legge prevede che i reflui debbano essere rilasciati nel punto in cui il mare raggiunge la profondità di 30 metri, il che vuol dire generalmente una distanza dalla costa che oscilla tra gli 800 metri e il chilometro. Voi sapete qual è lo stato di salute della condotta sottomarina? L'avete controllata ultimamente? Allora, ultimamente la condotta sottomarina è stata controllata sott'acqua, è stata controllata quando abbiamo messo del colorante e in effetti risultava che la condotta è integra, quindi. Cioè, nel senso che il colorante arrivava ad un chilometro dalla costa. Alla fine dove effettivamente c'è. Ma non c'è il rischio che magari ci siano delle rotture prima? Ma questo, cioè, se qualcosa succede che noi non lo sappiamo, che cioè, è una condotta sottomarina che non è che si può ispezionare tutti. Ma l'onere del controllo spetta a chi gestisce l'impianto o al comune? A chi gestisce l'impianto, anche della condotta sottomarina? Col vecchio contratto era così. Anche perché voi vi dovreste affidare delle ditte di sub. È logico. Noi in effetti ci dovremmo affidare delle ditte specializzate per fare un controllo. Non è escluso che in futuro faremo un controllo. Incrociando le dita, pare che Cetraro quest'estate potrà finalmente contare sul nuovo depuratore. Questo qua serve a mettere in funzione il nuovo impianto. Per avere un lavoro preliminare alla messa in funzione dell'impianto. Non potevamo farlo prima perché questo andava fatto nell'immediatezza della messa in esercizio del nuovo impianto, perché la condotta sottomarina che arriva dal nuovo depuratore doveva innestarsi alla vecchia condotta. Quindi questi sono i tubi che scaricano direttamente poi al mare? Questi qua vanno a portare i liquami depurati direttamente al mare. Ieri abbiamo parlato del sequestro dell'acquedotto dell'Alaco e dell'inchiesta denominata Acqua Sporca, che vede tra gli indagati anche il sindaco di Vibo Valentia, Nicola D'Agostino. Il sindaco però si difende e dice: ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Vediamo.
Fiducioso nell'operato della magistratura, ma anche amareggiato. Il giorno dopo l'avviso di garanzia ricevuto per la vicenda dell'acqua non potabile, il sindaco di Vibo Valentia ricostruisce i fatti e dimostra come non possano essere addebitati a lui le responsabilità di queste traversie. Avevo ricevuto l'avviso di garanzia perché avrei erogato acqua non potabile. Sia io che il precedente sindaco, il sindaco che mi ha preceduto, chiaramente la cosa mi... Non lo so, sono davvero un po' amareggiato, però al tempo stesso fiducioso che la giustizia farà il suo corso e che penso che è un processo che è importante fare, perché sicuramente anche la procura ci ha lavorato a 360 gradi per andare a verificare soprattutto questi, come dire, la situazione di questo invaso, che evidentemente ha problemi particolari che tra l'altro anche noi abbiamo segnalato lì all'Alago, così come hanno segnalato l'associazione, i cittadini e quanti altri. E vedremo che sviluppi avrà una vicenda, che è una vicenda assai delicata, e chiaramente dove i cittadini sono particolarmente attenti, perché quando si parla di acqua, di salute, non si può certo scherzare o non si può certo abbassare l'asticella dell'attenzione. Ho letto velocemente alcuni passo che riguardava un pochino i comuni, ho visto che sostanzialmente c'è questo addebito che non avremmo di comuni in genere, perché non c'è solo il comune di Vibo, ci sono anche altri comuni, Serra, Girocarne, sindaci di altri comuni che non avrebbero, come dire, effettuato questa attività di controllo. Io così solo per dirle ai cittadini, ma lo dico un pochino anche a me stesso, che oggi sicuramente è difficile fare il sindaco, per essere più chiaro. Se io vengo eletto ad aprile sindaco, ci sono dei problemi nei serbatoi piuttosto che all'Alago, piuttosto che da un'altra parte, il 14 agosto, il 15 agosto dello stesso anno, si verifica per la prima volta il fenomeno di un'acqua, diciamo, di colore marrone, giallastro, che ci impone in data 15 agosto di fare un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua. Penso che il 15 agosto sia io che l'ingegnere Scalamogna eravamo a Vibo a fare l'ordinanza. E nessuno prima di quella data, non c'è stato nessun elemento che prima di quella data ci potesse fare immaginare che dovevamo, come dire, prestare come dire, un'attenzione particolare, controlli particolari sui serbatoi piuttosto che sull'Alago, piuttosto che in altre parti. Firmava i certificati di pazienti visitati da un collega non convenzionato, facendoli figurare come propri. Due medici sono stati denunciati a Vibo Valentia dai carabinieri per falso in atto pubblico, sostituzione di persona e truffa ai danni dello Stato. Dopo aver monitorato il via vai di persone dallo studio del medico non convenzionato, poco distante da quello del sanitario regolare, i militari sono intervenuti smascherando il sistema e sequestrando 18 ricette. Cambiamo argomento, l'occupazione, le vertenze in corso, adesso anche Italia dei Valori e la provincia di Cosenza si mobilitano contro il paventato trasferimento a Catanzaro del CNR di Pianolago. Non è campanilismo, è stato detto nel corso oggi di una conferenza stampa, ma la giusta rivendicazione di un territorio fortemente penalizzato. Valentina Palmieri. L'ultima ipotesi sul futuro del centro di ricerca di Pianolago al vaglio di CNR Regione prevede il trasferimento di macchinari e strumentazioni presso il polo universitario di Germaneto. Parte del personale e dei ricercatori potrebbero invece rimanere nella struttura del Savuto. Uno smembramento che di fatto comprometterebbe seriamente il lavoro fin qui svolto dall'equipe di specialisti. Provincia di Cosenza e Italia dei Valori lanciano un nuovo appello alle istituzioni regionali. Difficile non pensare, dice in conferenza stampa il consigliere Talarico, che il trasferimento non risponda a logiche campanilistiche. Forse volontà figlia di un localismo esasperato che vuole, diciamo, tante funzioni trasferite a Catanzaro, a Reggio Calabria. Ora non vogliamo anteporre, diciamo, una sorta di provincialismo, di localismo cosentino, però in questi ultimi anni stiamo assistendo a un trasferimento di funzioni anche importanti verso altre province che ci preoccupano molto. Ricerca nell'ambito delle patologie neurologiche, 8.000 prestazioni altamente specialistiche di diagnostica nella genetica molecolare e biochimica per immagini
svolte annualmente con servizi rivolti a pazienti provenienti da tutta la Calabria, affetti da malattie del sistema nervoso. Un patrimonio che non può essere smembrato, ricorda Oliverio, alla luce soprattutto dei risultati delle ultime ricerche effettuate a Pianolago. Sarebbe un errore smantellare questo centro di ricerca, perché uno spostamento in altre realtà significherebbe questo, una spoliazione non solo del territorio ma uno smantellamento, uno sfibramento, uno sgretolamento, perché vanno mantenute insieme le risorse umane, le eccellenze, le qualità e le competenze che in questo centro hanno lavorato e che stanno producendo notevoli risultati per il nostro territorio, non solo per la ricerca, ripeto, ma anche per in termini di supplenza alle carenze del sistema sanitario per quanto riguarda i servizi che vengono erogati in questo centro. Nuova protesta a Vaiolise, a Cosenza, dei lavoratori delle Ferrovie della Calabria. Gli autisti dei Pullman hanno deciso di costituirsi in assemblea permanente. Aspettano ancora il pagamento dello stipendio di aprile, mensilità che forse sarà erogata al 50%. In un documento inviato anche al prefetto e alla regione, i lavoratori evidenziano il loro disagio per una situazione che si trascina da tempo. Isabella Roccamo. Ecco. Questo è il documento che hanno fatto del 50%. Questa è la comunicazione del presidente del CDA di Ferrovie della Calabria, che informa i lavoratori che potrà essere erogato solo il 50% dello stipendio di aprile, pagamento che dovrebbe avvenire forse lunedì prossimo. Nessuna certezza però sul restante 50% e sulla mensilità di maggio. Secondo i lavoratori del centro automobilistico di Cosenza, questa sarebbe l'ennesima beffa ai loro danni, così questa mattina hanno deciso di costituirsi in assemblea permanente. Che a partire da oggi si costituiranno in assemblea permanente, che potrebbe produrre anche il blocco dei servizi per i seguenti motivi. In un documento inviato al prefetto, al presidente di Ferrovie della Calabria e alla regione, gli autisti dei Pullman hanno evidenziato il loro disagio per una situazione che si trascina da troppo tempo. Ogni giorno saltano decine e decine di corse perché i mezzi rimangono fermi in officina in quanto non c'è adeguata manutenzione. Si aspetta ancora l'erogazione da parte della regione dei crediti vantati da Ferrovie della Calabria e poi c'è l'aspetto economico, gli stipendi arretrati, con le conseguenti difficoltà ad affrontare le spese quotidiane. È impossibile andare avanti senza un centesimo in tasca, che il 50% che vogliono erogare quando sarà? Non è possibile, la gente ha degli impegni, come arrivare in banca si ritrattengono, ci hanno fatto indebitare con le banche, ma scherziamo, qua c'è gente che non ha i soldi per un panino, per venire a lavorare. Sono stanchi e amareggiati i lavoratori di Ferrovie della Calabria, anche i sindacati ci dicono sono assenti. Il sindacato in questo frangente non può essere latitante, cioè ha firmato degli accordi, ha firmato delle cose, sta rappresentando i lavoratori, io penso che è il minimo che dovrebbe fare. I rappresentanti sindacali ci dovrebbero mettere la faccia, venire qui e parlare con i lavoratori. E adesso i lavoratori dicono basta, hanno intenzione di continuare nella loro protesta, di restare in assemblea permanente, fino a quando non avranno risposte certe sul loro futuro. Restiamo a Cosenza ma cambiamo decisamente pagina. Diversi lavori straordinari sono in corso nel centro della città dei Bruzzi. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici ci spiega come si sta operando per quello che sembra un vero e proprio restyling di Cosenza. Vediamo. In città fervono i lavori, diverse le zone che sono oggetto di un vero piano di restyling curato dall'amministrazione comunale. La bitumazione e la sostituzione degli impianti di illuminazione sono solo alcuni dei lavori in corso. Abbiamo inteso partire dalle contrade che sono state abbandonate per anni, così come avevamo detto dal nostro insediamento. Ci stiamo occupando di tutto ciò che era stato abbandonato e abbiamo trovato in uno stato di degrado, partendo proprio dalle contrade come Donnici in particolare, abbiamo voluto cominciare i lavori di bitumazione.
intumazione proprio da lì, per dare un segnale serio di efficienza di questa amministrazione. Dopodiché ci siamo ritornati all'ingresso dell'autostrada, il biglietto da visita della città, e quindi stiamo facendo, credo, un ottimo lavoro. I risultati si vedono, sono tangibili, ma stiamo agendo su tante zone della città che purtroppo erano abbandonate per anni e che evidentemente la vecchia amministrazione non era riuscita con forza a dare segnali incisivi come quelli che stiamo dando noi. Anche il centro storico presto sarà oggetto di attenzione per il rinnovo del Parco Luci, ma si lavora alacremente già nel centro città, tra Viale della Repubblica e Viale Misasi. Stiamo facendo dei lavori su Via Miceli, abbiamo trovato dei grossi inconvenienti, ci sono dei lavori massicci sia su Via Miceli che alla scalinata che scende da Via Calabria su Via Montesanto, perché addirittura lì il canalone dove si confluiscono le acque bianche e le acque nere, a causa di una perdita idrica che era lì da anni, ci ha creato problemi perché ha ceduto e addirittura è ceduta anche la strada. Nel centro città ci si impegnerà più a fondo grazie ad alcuni finanziamenti regionali che porteranno anche, e questa è la vera novità, a rinnovare la rete idrica in maniera da risolvere la cronica mancanza d'acqua che affligge da sempre la parte centrale di Cosenza. Ma di questo si parlerà più diffusamente nei prossimi giorni. Intanto si sottolinea il grande feeling che si è creato tra comune e popolazione. Abbiamo un filo diretto proprio con i cittadini, perché riceviamo quotidianamente tanta gente, siamo molto attenti a quelle che sono le mail e le segnalazioni che pervengono presso i nostri uffici, in qualunque modo, per telefono piuttosto che verbalmente, ma anche per fax o via mail, e quindi siamo molto attenti a quello che sono le istanze dei cittadini, perché insomma la città è dei cittadini e vanno sicuramente assecondate le esigenze che purtroppo per anni invece sono state dimenticate evidentemente. Ora ci occupiamo di copyright, mercato legale e pirateria, ce ne parla Stefania Belvedere. Lo stato della libertà di informazione nel nostro paese. È di questo che si è lungamente discusso durante il primo incontro promosso dall'Associazione degli Studenti di Diritto dell'Unical e dal portale di informazione giuridica per il cittadino La Legge per Tutti, curato dall'avvocato Angelo Greco. Ed è stato proprio il legale cosentino a moderare il convegno. La crisi del diritto d'autore, il copyright tra il mercato legale e la pirateria, gli argomenti sviluppati durante i lavori. Il problema non è il copyright, però il problema è l'applicazione di norme che sono improntate a una realtà economica ormai vecchia di 150 anni, a una situazione in cui il copyright si affaccia con un altro tipo di mercato che è quello del web. Allora, il contemperamento tra queste due esigenze, da un lato quella della circolazione dei contenuti sulla rete e dall'altro ovviamente la giusta remunerazione degli autori, sta creando questo contrasto sia a livello giurisprudenziale che anche normativo. In questo momento di crisi economica globale la cultura non deve essere accantonata ed è su questo concetto che si batte da tempo il giudice Gennaro Francione. Mi sono rifiutato di dare 8 mesi di galera a questi poveracci che vendono i CD per strada, quando ci stanno persone al Parlamento censurati, 8 mesi di galera, pensate, 8 mesi di galera. Quindi questo è nell'ambito di una sentenza più vasta, dove dicevo, già nel 2001, dicevo, tutti scaricano da Napster e noi dobbiamo dare mesi di galera a questi poveri ragazzi. E quindi qua è nato poi un discorso più ampio, dove praticamente io mi batto per l'eliminazione del copyright, ma non perché mi batto io, ma perché il copyright è già abbattuto, è già in agonia e sta morendo, perché non è possibile a questo punto criminalizzare tutti i ragazzi che scaricano. Non basterebbe un continente come l'Australia a contenere tutti questi delinquenti, questi ragazzi che scaricano musica da internet o altri libri e roba del genere, anche perché la cultura, il sapere deve prevalere sull'economia e noi dobbiamo fare in modo che attraverso l'internet il popolo apprenda gratuitamente, perché chi ha i soldi per comprarsi tutti i libri? Più che mai, chi ha i soldi per comprarsi tutti i libri, tutta la musica, tutti i film del mondo, no? E quindi lascia che il popolo sopravviva e che si elevi con la cultura e con l'arte, insomma, gratuitamente. Questa è la chiave, più che mai in questi tempi. Un reato, quello del copyright, tra i tanti attenzionati dalla Polizia Postale. E sicuramente la Polizia Postale, per quanto riguarda i crimini informatici, non ha veramente molto da lavorare. Il copyright in maniera proprio pura non viene portato alla nostra attenzione, mentre attraverso i social network tipo Facebook e adesso anche Twitter, numerosissime purtroppo sono le segnalazioni di violazioni intese proprio come carpire le foto, i filmati magari di natura personale che vengono poi posti su questi social network ed carpiti da ignoti. Chiudiamo con il meteo.
tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.